Lara ha i compiti da fare. E adesso li facciamo insieme. Ciao tesori. Buongiorno, benvenuti in un nuovo bicchiere. Ciao amore. Dato che dobbiamo fare i compiti di matematica e per quanto riguarda la matematica io non è che sia proprio bravissima, io e Milena stavamo facendo dei TikTok e nel frattempo Lara si è messa a fare i compiti tranquillamente. Ha videochiamato la nonna e la nonna fa: ma che è sta cosa? Allora chiama Milena, perché non è che chiama me mia madre, e fa: Milè, ma io li fate rifassi che sono tutti sbagliati. E quindi eccoci qui. Tutte queste. Cerchiamo di capire il concetto. Che metodo hai usato per capire cosa io ho fatto. Questa? Intanto che cosa sono? Aspetta. Cosa sono? Sì, devo prendere il libro. No, devo... Sì, anche. Ma cosa sono? Sono... Intanto la materia è matematica. E ok. Mamma, mi serve l'astuccio. Ecco, Zoe, tra me e lei, quella sì, speriamo che l'hai presa. A parte, ma quella più ferrata in matematica è lei, non io. Io sono più brava nelle materie umanistiche. Allora, vai. Ce la puoi fare, just do it. Che, mi spieghi che metodo hai usato? Infatti, bisogna che la capiamo. Vai. Sì. Buonanotte. Io già sto dormendo. Amore, scusami, ma perché qua c'è scritto sempre, tipo, 26, se è 26 per 4, c'è 26 per 2. Qua. Se 13 per 5 lo fai per 10. Aspetta. Io ho utilizzato il metodo, okay. 26 per 4 e dovevo ricopiarlo. Poi uguale ho messo la parentesi, ho messo 26 per 2 perché? Perché il 4, devi vedere che cos'è il 4 al primo e quindi lo devi moltiplicare per 2. Ah, ok, grazie Zoe. Per calcolare più velocemente le moltiplicazioni e le divisioni puoi utilizzare alcune strategie di calcolo. Se moltiplichi per 4, moltiplica per 2 e poi di nuovo per 2, così lo dividi in 2, no? E sarà più semplice, tipo se hai 14 per 4 fai 14 per 2 che viene 28, poi fai 28 per 2 e viene 56. Io ho moltiplicato 26 per 4 e sono andata a vedere il primo perché il secondo, esatto, non poteva essere perché era divisione. 26 per 2. Quello che viene uguale, lo rifai 112. Di nuovo per 2. Oh, che bello! Adoro il bianchetto. Ok, e dopo ci facciamo la posta, aspetta. Vediamo, 12 per 9. Se moltiplichi per 9, moltiplica per 10 e poi togli... Scusami, lo vuoi lasciare perdere? No, no. 2, 4, 6, 8, 10. Fa 10? 10 per 2, 10? 10 diviso 2, 10? No. E allora com'è possibile che ci viene 5? Aiutami! Allora, se moltiplichi per 5, devi moltiplicare prima per 10 e poi dividere per 2 quello che viene. 13 per 10 non fa 10, no, però. Ecco perché è sbagliato. 13 per 10 non fa 10. Eccolo l'errore. Abbiamo trovato l'errore. Eccolo. 3 per 1 fa 3. Quindi lo metto qua. E quindi lo metto. Non lo metti qua. Quando vai a riporto di sotto è così. 3 va sotto. E l'1? E l'1 va qua. Quindi fa 130. Quindi. Non c'è bisogno. Dov'è? 130. 130 diviso 2 dobbiamo fare. Ma forza. Cosa amore? Basta. È basta? Non sento. Madonna, no. 108. Madonna, sei una spada davvero? Almeno 12. È una calcolatrice, sei. Quante ce facevo così? Ma sei una calcolatrice umana? Non mi piace. Non mi piace. Niente. Così fatto. Non vedo. Non vedo. Pagina 12, dammi la matita. Allora, il gruppo GL può avere suono dolce o suono duro, quindi iniziamo con queste qua. Inserisci le seguenti parole nel riquadro giusto. Glassa, lo metti nel suono dolce o suono duro? Suono duro. Suono duro. Invece famiglia... Migliaia sono dolci. Allora, completa con gli li o li. O, e, o. Proviamo. Olio. 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 Olio, quindi con quante L? Con due. Una. Quante L ha olio? Una. Ok, scrivi olio. In ogni riquadro c'è un errore. Trova e cancella la parola sbagliata. Italia.
Marsilia, Emilia, Sicilia. Maglia, Filio, Aglio, Giglio. Filio. Bravissima. Metti una doppia di questo che è messo in rosso. Tipo questi sono tori. I tori, no? Gli animali. Prova a mettere una doppia, vedi che cosa ti che cosa corrisponde. Bravo. E che cosa sono? Torri. Le torri. Quindi da tori è trasformato in torri, solo con una doppia. Un'altra parola solo con la doppia. Scusa, vediamo questo. Polo. Si trasforma in pollo. Mola, molla. Spala, spalla. Tono, tonno. Pani, panni. Sete, sette. Leggi le seguenti frasi e colora la parola corretta. Il nonno abita al nono. Mm-hmm. Che cura con passione ogni sera. Ogni sera. Ogni sera. Devo scappare. Ho le prove del coro. Bravissima. Laghetto dietro la casa. Casa di campagna. Mentre il nonno lo cercava fra le case. Casse in cantina. Ok. Bravissima. Completa con B o BB. Incurabile. Bravissima. E dopo un altro pochino di compiti abbiamo finito. Buongiorno, è il giorno dopo, amori miei, e volevo prendervi 5 secondi per spiegarvi una cosina, perché sono sicura che nei commenti lo diranno, anche perché l'avevano detto già in un vecchio video questa cosa, e poi ve ne devo dire un'altra, quindi iniziamo subito. Allora, intanto grazie per essere stati qui con noi con un pezzettino di compiti. Fatemi sapere se è una categoria di cose che vi piacciono, perché in linea generale so che i video sui compiti appunto sono dei video che piacciono molto, perché magari invogliano a fare più compiti, però vorrei provare a farli in modo anche diverso, quindi farvi vedere proprio di più anche sul quaderno e tutto quanto, ma vorrei un vostro feedback in merito, quindi fatemi sapere voi se è una cosa che vi piace oppure no, e magari nei prossimi video insomma faremo diversamente, anche perché calcolate che fino ad adesso io, ed è infatti una delle cose delle quali volevo parlarvi, diciamo che avevo poco tempo per farvi vedere i compiti, perché Lara aveva un orario scolastico diverso da adesso. Prima lei faceva fino alle 4:30 tutti i giorni, adesso soltanto una volta a settimana, e un'altra volta a settimana infatti invece fa fino alle comunque pomeriggio presto. Oddio, ciao! Oddio, guardate chi c'è! Ciao amore! Mi stai d'abbraccio! E quindi diciamo prima non le davano mai i compiti, soltanto nel weekend, e quindi dato che praticamente facevamo compiti due volte a settimana, non è che registravo tanto quelle volte a settimana. Invece devo dire che dato che adesso glieli danno tutti i giorni, perché appunto a parte queste due volte a settimana dove esce un po' più tardi, per il resto esce praticamente a ora di pranzo, invece ce l'ha appunto tutti i giorni, ed è una cosa, vi dico la verità, che diciamo è una novità per Lara, dopo praticamente aver affrontato tutte le elementari, adesso avere i compiti, cosa che comunque avrebbe avuto anche nell'altra scuola, mi hanno detto, che sarebbe stato pure peggio, perché adesso stanno dando nell'altra scuola i compiti ogni giorno, ma comunque escono alle 4:30, quindi mamma mia, poverini i suoi vecchi compagni, quindi comunque si sarebbe dovuto abituare, però comunque è una cosa nuova, quindi si sta abituando che tutti i giorni ha i compiti. E perché vi sto dicendo questo? Perché se vedete Lara comunque che è un po' tipo, è perché non è che sia la cosa più divertente del mondo, giustamente per lei, ha altri interessi, diciamo il pomeriggio piuttosto che mettersi a studiare tutti i pomeriggi, la capisco, però come vedete poi si riacchiappa molto sulle materie che le piacciono, è similissima a me su questo, infatti come vi ho detto inizio video, io personalmente con la matematica non ci ho mai fatto tanto, però ho superato insomma quello che dovevo superare lo stesso, cioè lo si fa lo stesso anche se non ci piace. Una cosa che aiuta molto Lara appunto è farlo con noi però i compiti, quindi non credete che le diamo una mano tutti i giorni, assolutamente no, so che è sbagliato, non lo faccio sempre, però quando la vedo particolarmente stanca, quando vedo che sono proprio tanti i compiti, soprattutto adesso che siamo nel primo periodo così, oppure proprio lei a chiedermelo, tendo a darle una mano. Ripeto, non vorrei leggere troppi commenti di giudizio su questo, perché io credo che comunque i bambini vadano ascoltati, quindi se in quel momento le serve una mano, so che è meglio farglieli fare da sola, ma se in quel momento vuole una mano, vuole un aiuto,
aiuto, io credo che è giusto starle appresso. Soprattutto l'altra sera l'ho vista appunto stanca ed è per questo che abbiamo preso tutto quanto in modo molto tranquillo, spiritoso, eccetera. E oltretutto ho visto delle clip, perché le stavo montando adesso, che non è durato tantissimo, ma calcolate che questo è il riassunto di praticamente quasi 2 ore di studio. Quindi ovviamente ho messo le parti più leggere, quelle più simpatiche, ma non credete che quando studiamo insieme appunto a Lara stiamo ah ah che bello, pizza e fighi, no, non è così. Ho messo soltanto delle parti, ho estrapolato le parti più tranquille. E niente, quindi amori miei, datemi un feedback su questo, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Questo era un video super chill, ma preparatevi al video di domani, perché io e Milena abbiamo intenzione di fare una gara di cucina e non vedo letteralmente l'ora. PPS, ne approfitto per dirvi anche che il mio account di TikTok alla fine non è più tornato, ne ho uno nuovo, si chiama Chiara Paradisi Official, e ho già fatto dei video fighissimi, fantastici, meravigliosi, insieme a Milena, insieme a Lara, e sono super super belli. E PPS, volevo dire anche quest'altra cosa, per quanto riguarda le live, Lara non ci sarà mai su TikTok. Per quanto riguarda invece i balletti o altro, dato che lo fanno tutti e non c'è niente di male, ci saranno altri balletti di Lara su TikTok, anche perché io credo che sia bravissima e secondo me è fantastica, quindi continueranno ad esserci. E niente, infatti in questo momento ci sono 2 balletti di Lara straordinari sul mio canale, sul mio profilo TikTok, che non vi dovete assolutamente perdere. Quindi ci vediamo lì, anche perché lì sopra faccio un sacco di live con Milena, quindi se ci volete conoscere meglio o altro, ci trovate lì praticamente tutte le sere. Vi voglio un mondo di bene, ci vediamo domani, love you.